proviamo col tentare di raccontare un po' quello che è successo oggi in questo consiglio. Si tratta di un consiglio aperto, quindi aperto alla cittadinanza. Io mi aspettavo che oggi avrebbero preso parola tutte le realtà locali che presentano delle problematiche sulla città di Roma. Oggi c'è stato invece un solo intervento su tutti quelli che sono stati fatti, circa una quindicina, che era l'intervento del Forum dell'Acqua, per dire una realtà cittadina completamente dal basso, che fa politica dal basso e apartitica, e ha espresso quelle che sono le perplessità sul fatto di questo, sul testo di questo Salva Roma, che risulta essere un commissariamento della città definitivo, perché un debito è troppo alto, insomma, si sono mangiati un po' troppi soldi nei vent'anni passati. Ora, gli altri che sono intervenuti e che, da quello che ho capito, sono stati proprio invitati dall'assemblea capitalina, dal sindaco in sostanza, sono tutta una serie di realtà che non rappresentano la cittadinanza, ma rappresentano delle lobby, cioè degli interessi di un po' di persone, di pochi, diciamo. Quando hai la Confindustria, la Confeder qualche cosa, la Feder Accidenti, la non si sa bene che cos'altro SPA, e l'ultimo era il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che vorrei sapere quale disegno può avere per Roma, non riesco a comprenderlo. Beh, col Diretti ancora ci può stare, insomma, non mangiamoci il territorio, quello lo vedevo già utile, ma cosa c'erano? Il segretario, sì, c'erano i sindacati. L'ACER, sì, che costruttori, associazioni costruttori, cioè, abbiamo avuto questo tipo di interlocuzione oggi, quindi c'è stata una parte di presentazione da parte del sindaco, poi gli interventi degli invitati e di chi ha chiesto l'intervento, molti altri realtà sociali hanno chiesto l'intervento, non sono stati accolti, non sono state accolte le loro richieste, e il Forum dell'Acqua appunto è riuscito a dare dei messaggi molto chiari. Commissariamento della città, il fatto che non si vogliono le privatizzazioni, si è vinto un referendum quasi 3 anni fa e si chiede a gran voce che questo referendum venga rispettato, quindi nella ripubblicizzazione del servizio idrico, mentre continuiamo a vedere che le privatizzazioni la fanno da padrona in questa città, e privatizzare Roma, perché alla fine questo è il concetto, non significa solo privatizzare una città di 2,5 milioni di abitanti, ma significa privatizzare tutto il paese, perché è una partita molto più grande. Iniziamo dalla città più grossa, sbraghiamo completamente sulla città più grossa e poi andiamo sul resto del paese. Qui il disegno è abbastanza chiaro, lo vediamo anche a livello governativo, si tratta comunque di privatizzazioni, le chiamano liberalizzazioni, ma quello è, apri al mercato, quando tu apri a un mercato privatizzi poi quello che è il servizio essenziale, il servizio pubblico locale della cittadinanza. Quindi in questo momento ci sono tutta una serie di interventi dei consiglieri comunali, direi di stampo più politico che tecnico, se le stanno, diciamo, cantando sulle responsabilità della creazione di questo debito. Vedere Alemanno che prende la parola per primo a me ha fatto venire un po' i brividi, perché dico, almeno dopo i tuoi 5 anni di gestione fai silenzio. Poi va bene che è anche qualcosa di precedente, parliamo dell'era Rutelli, quindi siamo a 20 anni fa ormai, questo debito è diventato un cancro attaccato alle pareti, insomma, va gestito, però quello che è il grosso segnale della cittadinanza è una grossa coalizione che si chiama Roma non si vende, e che sta cercando di portare avanti l'idea di un nuovo modello di città. In questo nuovo modello di città ci sono gestioni pubbliche, gestioni partecipative da parte della cittadinanza, un'azione concreta nella gestione collettiva dei beni, che siano beni comuni, che siano il servizio pubblico locale, il trasporto pubblico locale, cioè anche il fatto di avere un mezzo pubblico che funzioni è un tuo diritto in quanto cittadino di una città. Ed è stato sottolineato anche dal sindacalista, non mi ricordo CGL CISL, quello che era, e giusto, Will, lui parlava anche a nome delle altre due sigle. Quello che ha fatto notare, che gli avevamo detto anche noi nel mese di ottobre al sindaco, è questo, il fatto che le periferie vengono completamente abbandonate, sono completamente abbandonate dall'amministrazione centrale di Roma, e abbiamo una marea di periferie, cioè una periferia gigante che è periferia pura, non c'è una cura della persona. Il cittadino romano viene praticamente abbandonato dall'amministrazione centrale, vive solamente il primo municipio o i primi limitrofi, dopodiché tutto il resto viene lasciato a se stesso. Quindi se c'è il borgo creato dal costruttore nel quartiere non si sa dove, fuori raccordo, non lo raggiungi.
non lo raggiungi se non tramite una stradina minuscola costruita, grazie che te l'hanno costruita, con una fila di auto che non finisce più, e tu non hai anche pagato un pochino la tua casa, o magari è un blocco di case popolari fatte malissimo, che andrebbero ristrutturate, e comunque diventano dei piccoli ghetti esterni abbandonati. È una richiesta che abbiamo fatto anche noi al sindaco. Al mese di ottobre c'era stato un invito da parte del sindaco di Roma per esporre la problematica del debito romano, e noi abbiamo, diciamo, preso la parola tentando di far da portavoce a quelli che sono i movimenti della città, quelli che comunque non vengono ad essere ascoltati, e che effettivamente il sindaco e il vice sindaco si sono dimenticati di interpellare in questo anno di consigliatura. E gli è stato fatto anche notare da quelli che sono i movimenti cittadini. Insomma, la situazione non è delle migliori, questo l'abbiamo capito, però si può fare molto. Si può fare molto se l'amministrazione pubblica si mette in testa che insieme ai cittadini è possibile costruire qualcosa di nuovo, di diverso, un modello di città differente che possiamo prendere e esportare nel resto d'Italia. E non solo. Il fatto di essere andato a Parigi, il sindaco scorsa settimana è andato a Parigi, è andato a trovare il sindaco di Parigi, è andato a trovare Anne Lestrade. Anne Lestrade era una signora che ha ripubblicizzato il servizio idrico di Parigi nel 2010, e in questo momento si ritrovano con un'acqua pubblica buona, perfetta, e che ha anche la bolletta più bassa dell'8%, perché hanno subito attuato quella politica del ridurre le consulenze. Insomma, ci sono una serie di piccole buone pratiche che si possono fare sulla questione dei rifiuti, e qui è un bailam di soluzioni, di ipotesi, ma insomma, una differenziata porta a porta sembra che sia un costo insormontabile. Non è un costo, è una risorsa nel momento in cui la fai. Comunque, una politica, un'amministrazione pubblica che si interessa ai bisogni dei cittadini, che li coinvolge nella gestione di questo, in questo momento di crisi, può fare del gran bene, può creare dei buoni sistemi, un sistema virtuoso di gestione della città. Io insisto ad invitare il sindaco a fare questo tipo di azione, che insomma è rivoluzionario in un momento come questo, dove l'istituzione non ascolta, è sorda e cieca, e non vede il cittadino come una risorsa, ma semplicemente come un rompiscatole che gli viene a bussare alla porta quando c'è qualcosa che non va. Però si facessero una domanda e si dessero anche una risposta, perché le cose non vanno. E quindi direi che ho esposto un po' tutto. Gli interventi continuano e sono di una concretezza veramente noiosa. Interessanti. Ciao.